Il Macfruit non si ferma mai, appena finita l'edizione 2017 e già si parla di quella dell'anno prossimo. Andiamo allora a vedere quali saranno le novità e i paesi ospiti nell'edizione di Macfruit 2018. Presidente, siamo alle fasi finali di questa edizione 2017 del Macfruit, un'edizione organizzata poi in poco tempo, in pochi mesi di distanza rispetto all'edizione 2016. Allora, un primo bilancio di come è andata questa volta. Beh, siamo molto soddisfatti, credo che si è visto chiaramente il cambio di passo della manifestazione, soprattutto a livello di presenze internazionali, sia come espositori ma soprattutto come visitatori. I dati ufficiali finali ancora non li abbiamo, siamo in leggera crescita rispetto all'edizione precedente per quanto riguarda i visitatori, siamo cresciuti molto sulla parte espositiva, ma è soprattutto cresciuta enormemente la presenza internazionale. Del resto questo era quello che noi volevamo e quindi siamo soddisfatti. L'altro aspetto è veramente che si percepisce che questa è una fiera di contenuti. Qui non viene uno solo a vedere un elenco di stand, ma ci sono proprio dei contenuti, penso a Macfruit in campo, dove si dimostrazione di macchine agricole, logistic, dove ci sono tutti i carrelli elevatori che uno li può provare, tutta la serra verticale, il discorso delle micro green, il supermercato del futuro, insomma. Devo dire, non solo la fiera, ma anche gli espositori hanno investito tanto nella fiera perché speravano di avere dei risultati. Mi pare che questi risultati siano venuti. Sono ancora tanti i territori da esplorare. Abbiamo visto ieri la conferenza stampa di presentazione dell'approccio di Macfruit al territorio asiatico con la Cina. Oggi abbiamo presentato l'ospite d'eccezione per il prossimo anno, che sarà la Colombia. Sì, la Colombia sarà il paese partner dell'edizione 2018, è un paese straordinario, di grande opportunità, non solo per i nostri produttori di macchine, ma anche per i nostri produttori di mele e di kiwi. E poi rappresenta una grande opportunità perché noi possiamo importare prodotti, non solo prodotti per il mercato italiano, ma soprattutto per il mercato estero. E quello che è bello, l'ha detto l'ambasciatore Mesa Zuleta, è che noi abbiamo tutto quello che alla Colombia serve, la Colombia ha tutto quello che noi cerchiamo, quindi questo mi pare una sintesi perfetta per far capire le opportunità che ci sono. Da questo punto di vista anche il Tropical Fruit Congress si pone quindi come strategico, sono tanti prodotti proprio da scoprire di questa Colombia. Certo, la Colombia è il paradiso della biodiversità, produce tantissimi tipi di frutta che in Europa appena si conoscono o non si conoscono assolutamente. Noi con questa iniziativa vogliamo proprio fare toccare con mano, soprattutto alla distribuzione, tutto quello che sono le conoscenze relative a questi prodotti, dove si produce, quali sono le dinamiche. E quindi un forum a 360 gradi su queste tipologie di frutta che non sono assolutamente conosciute. Abbiamo parlato dei mercati esteri, ma anche la territorialità italiana è importante. Quest'anno c'era la Basilicata come ospite d'eccezione, il prossimo anno invece toccherà al Veneto. Certo, sono particolarmente contento perché il Veneto è una delle, non solo dei grandi produttori, ma ha trasformato un prodotto povero, simbolo veramente anche proprio dell'orticoltura più povera, in uno dei simboli dell'eccellenza gastronomica, che è il radicchio. E quindi abbiamo preso il radicchio come prodotto simbolo dell'edizione 2018 e il Veneto come regione partner, perché questa è probabilmente la strada che dobbiamo seguire con molti altri prodotti se vogliamo creare valore e dare soprattutto un reddito adeguato alle aziende agricole che lavorano ancora in questo settore. Il ministro Oliviero all'inaugurazione ha detto: uniti si vince, l'unione fa la forza, ed è proprio questo l'esempio di come fare rete, la necessità di fare rete dia poi una marcia in più a tutti. Certo, questo è frutto di un grande gioco di squadra. Io appaio sotto i riflettori, ma sono solamente uno dei tanti che lavora in questo progetto. Siamo arrivati qui perché in tanti ci hanno creduto, ci sono ancora delle eccezioni, ci sono molte aziende spesso che si smarcano. Io spero che si colga la grande opportunità che rappresenta Macfruit per tutto il settore, per tutta la filiera, prima di tutto per le imprese italiane. Avere qui una vetrina a casa propria rappresenta un'opportunità straordinaria e io credo che già dalla prossima edizione supereremo gran parte di questi problemi.
MacFruit finisce oggi, da domani a che cosa si fa, che cosa si pensa? Beh, noi lavoriamo tutto l'anno sulla fiera MacFruit, sia qui che in Egitto che in Cina, probabilmente faremo anche un'edizione sudamericana. Noi non siamo una fiera che adesso smonta e si occupa di meccanica o di costruzioni, noi lavoriamo tutto l'anno al servizio dei nostri espositori, al servizio dei partner che con noi costruiscono delle strategie sul settore. Quindi noi già la prossima settimana riceveremo i feedback delle delegazioni straniere, dei nostri espositori, molti li incontreremo, stiamo preparando l'edizione cinese di MacFruit Attraction, ma insomma c'è un'attività continua, c'è un team di persone che non lavora sulle fiere locali ma lavora sulle fiere internazionali quando appunto è MacFruit. Paolo Lucchi, sindaco di Cesena, oggi siamo a Rimini, però il cuore di MacFruit è Cesena. Allora, un bilancio di questa edizione 2017? Beh, è stata un'edizione che rappresentava una sfida perché abbiamo riportato il MacFruit nel suo periodo tradizionale, cioè a maggio, avendo solo 7 mesi e mezzo di lavoro. La fiera scorsa è stata a metà di settembre del 2016, è un bilancio più che positivo, la fiera è cresciuta, sono cresciuti i buyer stranieri, i visitatori, gli espositori, soprattutto le imprese cesenate che mi è capitato di visitare tra ieri e oggi sono contentissime dell'andamento della fiera e credo che questo sia l'obiettivo di una fiera, offrire opportunità alle imprese del territorio. È appena finita l'edizione 2017, non è ancora conclusa ma già si parla di quella del prossimo anno. È uno dei difetti di noi romagnoli, non ci godiamo mai i risultati positivi, pensiamo già al dopo. È giusto farlo anche perché oggi sono stati individuati i partner per il prossimo anno e sono prestigiosi, la Colombia da un lato e la Regione Veneto dall'altro. Questo ci mette nelle condizioni di lavorare già per migliorare ulteriormente nel corso della prossima edizione. Siamo con Juan Mesa Azuleya, l'ambasciatore della Colombia, che il prossimo anno sarà il paese ospite del MacFruit 2018. La Colombia è un paese in grande espansione, in grande sviluppo, che rappresenta quindi un mercato tutto da scoprire per quanto riguarda il nostro paese. Sì, certamente. Io credo che questa notizia per la Colombia dell'anno prossimo di essere il paese partner di MacFruit è molto importante, perché il nostro settore agricolo è un settore che le manca molto per svilupparsi e abbiamo identificato Italia come un partner per sviluppare questo settore. Come ho detto, Italia ha tutto quello che manca alla Colombia e la Colombia ha tutto quello che le manca all'Italia, e possiamo lavorare insieme in questo grande compito che è lo sviluppo del nostro settore agricolo. Da questo punto di vista il Tropical Fruit Congress si pone quindi come elemento fondamentale. Sono tanti i prodotti della Colombia che ancora non sono conosciuti qui in Italia. Sì, è certo, prodotti come il mango della Colombia, la uchuva, tanti frutta tropical che non si conosce in questa fiera. Alcuni produttori della Colombia hanno venuto per mostrare tutto questo dei prodotti e mi hanno detto che alla gente le è piaciuto molto e dobbiamo lavorare forte per dare a conoscere tutto questo e per aprire un mercato a tanti prodotti che purtroppo non si conosce in Italia. Vi rivedremo allora il prossimo anno qui a MacFruit. Claro che sì, io credo che in gennaio faremo una visita di un gruppo di imprenditori italiani alla Colombia per conoscere tutto questo.